più cordiale buona serata agli appassionati di pallacanestro sintonizzati, collegati con il Pallaravizza di Pavia, 18ª giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West. Vintras Omnia Basket Pavia che riceve la visita della Solbat Piombino. Ennesimo impegno davvero molto molto complicato per la banda Baldiraghi, nella settimana sicuramente non più tranquilla di questa stagione, visto che il post match con San Giorgio ha prodotto degli importanti scossoni in roster, visto che si è arrivati alla risoluzione consensuale con Andrea Iannilli e con Angelo Guaccio. Ovviamente inutile che stiamo a commentare, non si è trattata di una scelta tecnica, quella della società pavese, ma di una scelta legata a motivi disciplinari. Società che ovviamente poi si è ampiamente data da fare, il GM Pignaioli ha cercato di concretizzare qualche trattativa, è stato difficile ovviamente perché i tempi tecnici non ci sono, probabilmente già da lunedì sarà comunque l'inserimento di un nuovo giocatore che almeno nelle rotazioni sostituisca Guaccio. Chiaro che poi se si presentasse l'occasione per andare invece a riempire la casella lasciata libera da Iannilli, Pavia sarebbe ovviamente disposta a farlo. Andiamo a concentrarci sul campo, Pavia che deve ricompattarsi, deve mostrare la forza del gruppo anche senza Iannilli, perde qualcosa tecnicamente ma sicuramente dovrebbe guadagnare in serenità, visto che non è un mistero che il centro romano sia stato un personaggio davvero complicato da gestire all'interno degli equilibri di spogliatoio pavesi. Pavia arriva inchiodata a 14 punti, 11° posto, 7 vinte e 10 perse per i pavesi, ultimo cappò molto secco, 50-72 a San Giorgio. Piombino invece arriva, sale qui a Pavia davvero lanciatissima, secondo posto per i ragazzi di coach Andreazza, forti di un record di 13 vittorie e 4 sconfitte, ultima partita vinta con scarto ridotto 77-75 con Oleggio, ma quello che impressiona della truppa toscana è l'andamento. I toscani viaggiano infatti con 6 vittorie in fila, in particolare con 10 vittorie nelle ultime 11 partite, quindi unico stop nel match esterno con la capolista Omegno. Pavia però deve in qualche modo produrre uno sforzo, il campionato sta mostrando che è necessario giocarsi qualche jolly. Proprio ieri sera Oleggio ha appunto pescato il jolly stoppando sul terreno amico addirittura la capolista Omegna. Per Pavia è necessario ovviamente che arrivi qualche vittoria fuori pronostico se la Vinteras vuol continuare a rimanere agganciata al treno playoff. Sono ancora 4 i punti che separano Pavia dall'8° posto, è chiaro che c'è un discreto affollamento in queste zone visto che anche Oleggio ha sopravanzato i pavesi. Diamo un'occhiata a quintetti, alle scelte di Baldiraghi, ovviamente Pavia costretta a trovare nuovo assetto, infatti vediamo che Riccardo Crespi va a prendere il posto come numero 5 titolare del quintetto, Spatti giocherà come numero 4, torna Capitan Di Bella dopo problemi legati all'influenza, confermatissimi ovviamente Mascherpa e Benedusi. Per quanto riguarda il quintetto di Andreazza, solitamente i toscani partono con Procacci, affiancano Pedroni, poi l'ex pavese Mazzantini come alla piccola. Numero 4 è Francesco Fratto, il giocatore di riferimento della Solbiat, giocatore di grande esperienza, di grande classe, probabilmente il miglior numero 4 del campionato, giocatore che produce quasi 15 punti a partita e quasi 10 rimbalzi a allacciata di scarpa. Completa il quintetto una vecchia conoscenza pavese, il centro del 1987, Edoardo Persico, che visse molti anni fa una stagione a Pavia, una stagione peraltro sfortunata con un brutto infortunio che praticamente lo tolse dai giochi con larghissimo anticipo. In effetti confermate quelle che sono le scelte per cui i toscani che partono con Pedroni, con Procacci, con Mazzantini, con Fratto e con Edoardo Persico, quindi tutto pronto, arbitrano i signori Barliani e Rubera di Roma.
tutto pronto per questa ennesima ripartenza stagionale per Pavia. Vedremo se appunto lo spirito di corpo, la ritrovata unità di intenti in spogliatoio riuscirà a colmare il gap tecnico dell'assenza di un giocatore come Anelli, che al di là poi delle mattane caratteriali ha sicuramente un giocatore che tecnicamente è ancora in grado di spostare gli equilibri. L'uscita dai blocchi di Pedroni, che lavora in palleggio, c'è un accoppiamento difensivo, ora un mismatch che Fratto ribalta, va fuori da Persico che sbaglia sullo scadere dei 24. La Scherpa che riparte con palla in mano, marcato da Pedroni, con Procacci invece che si occupa di Di Bella. Palla che schizza dalle mani del regista Pavesi, ne controllata da Spatti, ora Benedusi, 9 secondi per chiudere il possesso. Spatti che ha una mezza idea di attaccare in virata, Fratto si prende una soluzione da due punti sbagliandola, la Scherpa che prova a tener vivo, non ci riesce. Partita d'andata che finì con scarto molto ampio, 97-75, partita però dai due volti. Pavia giocò ottimamente i primi due quarti, chiudendoli in perfetta parità, quasi a 40, e poi ci fu un terzo periodo da incubo, un po' quello che è successo anche nell'ultimo match con San Giorgio, con un terrificante parziale di 30-5 che mandò piombino al controllo definitivo della partita. Seconda palla persa per Piombino, o meglio, prima palla persa nella precedente situazione, c'era stato un tiro forzato da Persico, quindi finora Pavia comunque ha approcciato con buon piglio difensivo. Palla alle mani di Mascherpa, pronto a scattare il raddoppio di Persico che lascia spazio a Crespi aperto in arco. Sul go to guy Pavese c'è il primo fallo speso da numero 3 Pedroni. Primo fallo di squadra Piombino. Rimessa in zona d'attacco per Pavia, se ne occupa Nicolò Benedusi, il taglio di Spatti, la soluzione dei due punti sbagliata, seconda conclusione che finisce corta per l'ala bresciana, che chiaramente sarà uno dei giocatori presumibilmente più responsabilizzati. Ora con l'assenza di Annili c'è il buon gioco a due tra Persico e Procacci, però non viene completato per l'errore del centro con maglia numero 8. 8:25 da giocare in questo primo quarto, c'è l'arresto tiro di Benedusi che finisce corto, rimbalzo controllato da Fratto, possibile un contatto non sanzionato. Palla alle mani di Procacci che prende il pick and roll con Fratto, Persico ancora aperto, Crespi che gli lascia spazio sul perimetro, Mazzantini con palla in mano, c'è la buona difesa di Benedusi che tocca laterale per Piombino, 9 secondi per chiudere il possesso. Primi due minuti che stanno per andare in archivio, Pedroni occuparsi della rimessa in gioco, c'è Persico, si gioca uno contro uno marcato da Crespi, la virata sul perno, la soluzione in sottomano forzata, arbitri che però puniscono, come spesso succede in questi casi, la difesa del giocatore più giovane, quindi primo fallo per Riccardo Crespi, saranno tiri liberi con possibilità di muovere il punteggio per Edoardo Persico. Va a realizzare quindi primo punto per Persico, 2-2 per il lungo toscano, primo vantaggio esterno, Di Bella che supera la metà campo, va da Crespi per Benedusi, fallo lontano dalla palla sul taglio di Mascherpa, c'è il secondo fallo di Pedroni. Secondo fallo per il giocatore di classe 1998. Piombino che è la seconda miglior difesa del campionato, ora Di Bella che lavora bene sul blocco dei Crespi, si prende una soluzione dal palleggio in arresto e tiro, quindi impattando a quota 2. 7:36 da bruciare in questo primo quarto. Fratto aperto sulla linea dei tre punti, prova a premiare il taglio backdoor
di Procacci, però c'è un misunderstanding fra i due giocatori, quello che è l'asse portante della Solbat, una delle grandi sorprese del campionato, anche se i toscani ad onore del vero erano comunque accreditati di ottime chance di ben figurare già all'inizio del campionato in virtù di una rosa comunque consolidata sulla quale sono stati innestati giocatori di valore come Fratto. Dentro fuori che va da Crespi, Crespi va ad appoggiare al cristallo per il primo vantaggio Vinteras 4-2, 7 minuti da giocare. Buon movimento di Crespi che è andato a sfidare Persico, è importante che Crespi prenda fiducia, giocatore che ad inizio torneo, nel momento in cui Annilli è mancato per infortunio, ha comunque disputato delle discrete partite, poi nel momento in cui Annilli è rientrato il suo minutaggio è stato ridotto, ha progressivamente perso di fiducia ed efficacia. Altro buon recupero della difesa pavese, è la terza palla persa per Piombino, Raspatti attacca e va fino in fondo in sottomano, fa valere la maggiore agilità rispetto a Persico, sono 6-2, parziale aperto di 6-0 per la Vinteras. Procacci che chiude il palleggio, torna da Mazzantini che prova ad andare dentro, prende la linea di fondo, scarica per il tiro aperto da tre punti di Pedroni che sbaglia, rimbalzo in attacco di Fratto, poi semigancio va a realizzare. Fratto è un giocatore assolutamente clamoroso a rimbalzo, abbiamo detto praticamente 10 per serata per l'esperta ala ex Omegna. Ora il blocco di Crespi, c'è il fallo di Procacci che prova a forzare il blocco di Crespi per cercare di andare aggressivo su Di Bella. Baldiraghi che richiama i giocatori sulla necessità di fare blocchi decisi. Spatti con palla in mano, l'uscita di Mascherpa marcato sempre da Pedroni, Mascherpa che andrà a prendersi il pick and roll con Crespi, poi va ad attaccare l'area col cambio di mano, conclusione sinistra sbagliata, Crespi ha rimbalzo l'attacco, sbaglia, poi non riesce a tenere vivo. Comunque Crespi è importante che sia presente, che entri nel match. Procacci che va fino in fondo, batte Di Bella, prende il contatto falloso, fallo del capitano pavese, saranno due tiri liberi a disposizione del playmaker del 94, giocatore che fu assolutamente un fattore nella gara di andata nel terzo quarto con le sue brucianti accelerazioni che spaccarono letteralmente in due la retroguardia Vinteras. Sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo. Due per Procacci, Pavia che mantiene due lunghezze di vantaggio, può tornare a schierarsi in attacco, 6-4 per chi attacca. Sul comodo dei cambi pronto Daniele Emanuelli, Di Bella che arma la mano di Spatti che rinuncia al tiro a tre punti, prova ad andare dentro per attivare i collegamenti col pitturato, arriva la palla persa. Prima palla persa per Pavia, tre quelle di Piombino, dentro Manuelli a rifiatare Fabio Di Bella che sappiamo non essere al meglio, ha avuto una ricaduta influenzale. Ora il semigancio sbagliato da Fratto, rimbalzo controllato in coabitazione tra Spatti e Manuelli, Vinteras che può ripartire, Mascherpa che lavora con il palleggio, Crespi aperto in angolo, morbida la soluzione per il centro di Saluzzo e sono 4. Crespi che è anche l'ex della partita visto che l'anno scorso giocava appunto in maglia basket golfo. 8-4 il vantaggio per Pavia, Procacci che va fino in fondo, su di lui collassa la difesa pavese, la penetrazione con lo scarico per Padroni, la tripla contrastata da Mascherpa che in effetti finisce molto corta, rimbalzo controllato da Benedosi, Pavia che comunque sta piacendo come presenza difensiva, ha costretto costantemente Piombino a prendersi delle brutte scelte in attacco. La scherpa va fino in fondo, c'è il tocco di Pedroni, cambio chiamato da Marco Andreazza, pronto il numero 7 Bazzano e va in panchina il numero 3 Pedroni, quindi Bazzano che presumibilmente andrà a fare staffetta difensiva sul pericolo pubblico numero 1, cioè Giulio Mascherpa.
Manuelli che riceve dalla rimessa il consegnato per Mascherpa, in effetti Bazzano che va a occuparsi di Mascherpa e lo trattiene in maniera molto molto vistosa, quindi fallo immediatamente sanzionato e cambio anche per Spatti dentro Marco Torgano. È entrato con il numero 0 Torgano. Quattro falli di squadra per Piombino, ricezione di Giulio Mascherpa che va in traffico, la soluzione in sottomano di destro, sbagliata, rimbalzo controllato da Bazzano, Solbat che può ripartire, fratto aperto da tre punti, va da Procacci, quarto di campo libero per uno contro uno di Persico, buona soluzione in semigancio destro, va a realizzare, quarto punto per Edo Persico, Piombino che torna sotto, 8-6 per i padroni di casa, 3-50 da bruciare in questo primo periodo. Torgano che spara tre punti senza esitare, sbaglia, rimbalzo in attacco controllato da Manuelli. Scarica per Benedosi che si prende una complicata soluzione in traffico ma va ad inventare un gran canestro. Primi due punti per il giocatore di Pietraligure. 10-6 il vantaggio per i padroni di casa. Cresi che prova ad andare in anticipo, ora vediamo come cercherà di contenere il tiro di Persico che sbaglia, rimbalzo va con buona determinazione Torgano, Pavia che può ripartire. Torgano con palla in mano, l'uscita di Mascherpa che ha una buona idea di passaggio per attivare Crespi, c'è il tocco della difesa toscana, quindi rimessa in zona d'attacco per Pavia. Anche Mascherpa che non è al meglio, ha un problema sotto la pianta del piede, infatti viene trattato dal fisioterapista pavese. Romanuelli che riceve, va ad appoggiare al cristallo, la soluzione dal palleggio. 12-6 il vantaggio Vinteras, 3 minuti di gioco in questo primo periodo. Pavia che sta distribuendo la produzione offensiva, Mazzantini con palla in mano, contenuto bene da Benedosi. C'è il fallo dell'esterno ligure, il primo fallo per Nicolò Benedosi. Terzo fallo di squadra per Pavia, rimessa in zona d'attacco per i gialloblu toscani. L'end off tra Fratto e Procacci. Mazzantini aperto da tre punti, mette palla per terra, va da Fratto che si gioca il mismatch con Emanueli che però riesce a toccargli il pallone, quindi quarta palla persa per i toscani, recupero per Pavia. Di Bella che fa una gran cosa dal palleggio andando, fintando la partenza a sinistra, invece andando a destra a concludere fino in fondo. 14-6-4 per Capitan Di Bella che ora fa una altra gran cosa in anticipo difensivo, quindi altra palla persa per Piombino, altro recupero per Pavia. Davvero molto convincente l'aggressività sulle linee di passaggio per i ragazzi di Pat Baldiraghi, l'attenzione, la tigna difensiva mostrata in questo primo quarto. Di Bella con palla in mano, 9 per chiudere il possesso. Di Bella va a forzare, prende il contatto falloso di Procacci. È il capitano Pavese. Il capitano Pavese va in lunetta con due tiri liberi. Minuto di sospensione chiamato da Marco Andreatta. 14-6 per Pavia, sono 4 di Crespi, 2 di Benedosi, 4 per Di Bella, 2 di Manuelli, 2 anche di Spatti. Pavia che sta viaggiando 7-13 da 2 punti. Piombino invece è inchiodato a quota 6, sono 4 di Persico, 2 di Fratto, 2-8 dal campo per i toscani e
soprattutto 5 palle perse, a dimostrazione comunque di quanto il tasso di intensità difensiva sia stato molto buono da parte della truppa di casa. 4-7. Sul parquet c'è un nuovo ingresso per la Sorbat, il numero 4, il capitano Alessio Iardella, giocatore che parte dalla panchina, ma è sesto uomo d'impatto, oltre 12 punti a partita in questo campionato. Ora Di Bella in lunetta con due soluzioni a cronometro fermo per cercare di allargare la forbice. Sbaglia Di Bella e questa è una notizia, visto che Capitan Debo finora in campionato sta viaggiando con il 92% dalla linea della carità. Va per il secondo, realizza, sono 5 per Di Bella e sono 9 di vantaggio per Pavia, 15-6, 1-46 da bruciare in questo primo quarto. Mazzantini con palla in mano prova a attivare il collegamento col pitturato. Persico che si beve letteralmente Crespi, secondo fallo per il lungo. È il suo secondo fallo. Esaurisce il bonus anche la per il lungo under pavese, secondo per Crespi, la via che è andata in bonus. Persico che realizza il quinto punto per Edoardo Persico. Sbaglia però il secondo tiro libero. 3-6 a cronometro fermo per la Solbat. L'uscita dei blocchi di Torgano che Riccio la scarica per Crespi, una mezza idea di giocarsi l'uno contro uno, va in semigancio destro sbagliando. Comunque buona l'iniziativa di Crespi, che non deve assolutamente essere timido, deve essere pericoloso e attivo in attacco. Iardella, c'è il tocco della difesa di casa, arbitri che però non se ne accorgono, quindi palla recuperata da Pavia, è la sesta palla persa per i toscani. Minuti di riposo e applausi per Riccardo Crespi, dentro Spatti che ora andrà a giocare come numero 5, quindi soluzione che peraltro abbiamo già visto in diverse situazioni di campionato contro lunghi più leggeri, la prima volta che Spatti andrà a affrontare un lungo vero come Persico. Percussione di Manuelli che poi scarica fuori un brutto pallone per Di Bella. Iardella va sulla linea di passaggio, va a intercettare, va a realizzare il contropiede solitario. 15-9. Seconda palla persa a Pavia, sanguinosa, visto che è stato concesso un canestro comodo comodo a Iardella. Benedusi che va sulla blocco di Spatti, va a attaccare fino in fondo, poi premia il taglio di Alessandro Spatti che va a realizzare proteggendosi col ferro in sottomano. 17-9, quindi continua comunque la pulizia di scelte per Pavia in attacco. Finora hanno questo tipo di scelte, hanno pagato buoni dividendi. Ora tripla di Bazzano, quindi dalla panchina sono arrivati 5 punti express per coach Andreazza. Ora gran virata a centro area per Di Bella e c'è il fallo di Mazzantini, fallo dell'ex di giornata, uno di due ex di giornata, visto che abbiamo parlato di Crespi. Anche Saverio Mazzantini l'anno scorso fu protagonista di un buon campionato in maglia Omnia Vintra Spavia. Mazzantini che ora va ad accomodarsi in panchina, entra il giovanissimo play del 99 Molteni. 4 secondi per bruciare questo primo periodo. Di Bella in lunetta va a realizzare 2-3 per la bandiera pavese. 3-4 con l'asilo del ferro. Forbice che si allunga, 19-12. Iardella che si fa tutto il campo, si prende la tripla sbagliata, si chiude qui primo quarto con Pavia avanti 19-12. Grazie. 4 punti di Spatti, 2 Benedusi, 4 Crespi, 2 Manuelli, 7 Di Bella. Per Piombino 2 Iardella, 3 Bazzano, 5 Persico, 2 Fratto. Primo quarto convincente per questo assetto, se ci passate il termine, emergenziale per quanto riguarda Pavia.
Baldiraghi ovviamente ha allargato al massimo le rotazioni, solo Pippo Fazioli non è sceso in campo in questo primo quarto e ha trovato comunque buone scelte, ha trovato anche buona produzione offensiva. 4 di Spatti, Torgano finora non ha realizzato, 2 di Benedusi, 7 per Di Bella, 2 di Manuelli, Mascherpa non ha realizzato, quindi comunque che Pavia sia avanti e che Giulio Mascherpa ancora sia ancorato a quota zero è comunque un buon segnale. 4 anche per Riccardo Crespi, uno degli uomini indubbiamente più attesi. Quanto riguarda la Solbat, il fatturato complessivo dice 5 di Persico, 3 per Bazzano, 2 di Iardella, 2 di Fratto, quindi su un totale di 12 sono 5 i punti che arrivano dalla panchina di coach Andreazza. Pavia che è riuscita comunque a limitare l'incidenza dei lunghi toscani in area. Chiaro che il match è ovviamente lungo e fondamentale sarà per Pavia anche capire quanto Giulio Mascherpa potrà essere utilizzato. Sappiamo che il giocatore si è allenato poco in settimana per un problema al piede, quindi diciamo che insieme con 2 giocatori in meno c'è stata questa assenza forzata che ovviamente ha limitato la competitività degli allenamenti. Sappiamo anche che a volte, al di là delle questioni squisitamente tecniche, siano le componenti morali, le componenti umorali, di carattere a fare tutta la differenza del mondo. Ora ottimo l'imbeccata di Spatti a premiare il backdoor di Fabio Di Bella. 9 per Di Bella, che è il top scorer in casa Vinteras, e soprattutto 21-12 è il responso del tabellone del vecchio Pallaravezza. Ora Manuelli che fa un gran lavoro in difesa su Fratto, prova ad andare a difendere in anticipo, viene fischiato fallo all'esterno nativo di Genova, il primo fallo per Daniele Manuelli. Chiaro che Pavia deve lavorare, deve spendere energie, anche falli in difesa, cercando con queste situazioni di cambio difensivo di essere comunque aggressiva. Il pick and roll di Iardella con Fratto che poi non si concretizza, Iardella chiude il palleggio, torna fuori da il numero 13 Camillo Bianchi che va a realizzare un buon canestro in mezzo all'area, in sottomano. Bianchi, altro giocatore che insieme con Procacci fece malissimo nel match d'andata con un paio di soluzioni pesanti fuori ordinanza che spaccarono letteralmente la partita. Ora Di Bella va con l'alley-oop perfezionato da Spatti, quindi primi 4 punti realizzati sull'asse Di Bella Spatti. 23-14 il vantaggio per Pavia, 8-49 da giocare in questo secondo periodo. Fratto che si prende uno contro uno con Spatti e va a realizzare, classica soluzione di Fratto in semigancio destro. 7 di vantaggio per chi attacca, ora Benedosi ha posizione profonda in area, vediamo se viene innescato. Sì, in questo momento c'è il fallo del numero 7 Bazzano, il secondo fallo anche per lui. Ancora una volta buona lettura offensiva per Casa Vinteras, che è andata a servire, a premiare il posizione profonda di Benedusi, che è andato a cercare di sfruttare il mismatch. Benedusi che ora riceve il consegnato da Manuelli, va a giocare sulle tacche, ribalta per Spatti, aperto da 3 punti, importante, sbaglia, ma il rimbalzo lungo è controllato da Benedusi, quindi c'è possesso addizionale per Pavia. Di Bella che prova ad inventare, prende un contatto non sanzionato, rimbalzo controllato da Francesco Fratto. Solbat che può ripartire, Iardella che sul blocco di Fratto spara 3 punti sbagliando. Piombino che viaggia 1-5 dalla lunga distanza, come dei cambi, pronto a ritornare il braccio armato pavese Giulio Mascherpa. Ora l'end off tra Torgano e Di Bella e misterioso fallo in attacco fischiato a Torgano. È stato fischiato un blocco irregolare a Torgano. Onestamente ci è sembrato che la difesa toscana forzasse il blocco, quindi valutazione dei signori romani che non ci trova concordi. Quindi palla persa per Pavia, recupera Piombino, minuti di fiato per Nicola Benedusi, dentro Mascherpa, e Pavia che va a schierarsi in zona 2-3, vediamo poi se ci sarà un adeguamento.
Iardella che mette palla per terra, attacca al centro dell'area, c'è il contatto falloso di Mascherpa, c'è il canestro di Capitan Iardella. E fallo del numero 8 Mascherpa, il suo primo fallo per Mascherpa, possibilità di gioco da tre punti per Iardella, possibilità soprattutto di ricucire la forbice e tornare vicini per Piombino. Perfeziona il gioco da tre punti, quinto punto per il capitano livornese. 4 di vantaggio per la Vinteras, la ricezione di Mascherpa che va deciso al ferro, va a sbagliare ma c'è il tap-in di Spatti. Ottavo punto per l'ara bergamasca, che comunque molto presente anche a rimbalzo offensivo, ora cambio difensivo, si trova accoppiato a Molteni e altro fallo tosto contatto veniale fra Spatti e Molteni, fallo fischiato al numero 3 Pavese. Vinteras che va in bonus, pronto Pippo Fazzioli a dare il cambio a Fabio Di Bella. 7-15 per andare all'intervallo lungo, 6 di vantaggio per Pavia, rimessa in zona d'attacco, torna Mazzantini, fuori Bazzano. Mazzantini che taglia, viene perso da Mascherpa, soluzione dei due punti sbagliata. Quindi Mazzantini che ha perdonato l'esitazione difensiva del bomber pavese. Manuelli con palla in mano, scarica per Spatti, aperto a tre punti, ora mette palla per terra, va da Fazzioli, buono lo scarico di Pippo Fazzioli che ancora una volta è andato a premiare Spatti. Spatti che sta creando molti problemi alla difesa toscana con questi tagli, giocatore molto dinamico, l'ala di Gavardo. Spatti che era, non viene considerato in azione di tiro dai fischietti romani, quindi sarà solo laterale per Pavia che attacca con due possessi di vantaggio. Mascherpa che prova a farsi spazio, su di lui c'è il fallo di Mazzantini. Mazzantini è il suo secondo fallo, terzo fallo di squadra. Secondo fallo anche per Mazzantini, fallo subito da Giulio Mascherpa. Fazzioli che riceve, Mascherpa che taglia lungo la linea di fondo e c'è il fallo di Iardella. Livorno che sicuramente sta cercando di difendere con le mani addosso, per il momento però i signori in grigio romani non sono disposti a tollerare questo genere di contatti. Mascherpa con palla in mano, va a destra sul blocco di Spatti. Spatti che prende posizione, Manuelli che apre per Spatti, da tre punti Spatti e va a realizzare Alessandro Spatti ed è doppia cifra per Spatti che arriva a quota 11 e Pavia che è avanti di 9, 28-19. Molteni per Iardella che aspetta il blocco di Fratto che poi va a rollare, chiuso da Torgano. Iardella che fa una ottima cosa, va fino in fondo al ferro. 7 per Iardella, 28 che attacca, 21 perché chiuso in difesa. 6 da giocare per andare alla sosta prolungata. Mascherpa col palleggio incrociato, attacca Mazzantini, scarica fuori per Fazzioli, torna da Spatti, rapida la circolazione pavese che produce un altro buon tiro. Spatti assolutamente in gas. 13 per Alessandro Spatti, ma ancora una volta buon tiro. End off tra Iardella e Bianchi, Iardella che lavora in palleggio, ancora una volta buona la chiusura difensiva di Manuelli. Mazzantini aperto da tre punti, fallo su di lui di Mascherpa, canestro valido e libero supplementare a disposizione di Mazzantini. Il suo secondo fallo. Mascherpa che chiede spiegazioni ai fischietti, ha contato che ci stava. Giulio un po' in difficoltà in questo incipit di partita, sembra piuttosto condizionato dal problema al piedi. Mazzantini che va a perfezionare il gioco da 4 punti, 5 da recuperare per Piombino, 30 per chi attacca, 25 per chi difende, 5-34. Mascherpa ora fuori dai blocchi, vediamo se proverà a restituire a Mazzantini. Ora però chiude il palleggio, torna da Spatti, fuori per Torgano. Medusi pronto sul cubo dei cambi, Torgano che attacca in palleggio, costretto a forzare due punti, però
soluzione di classe pura trovata dal giocatore di Segrate, che va a realizzare, mette i primi due punti del suo match. Mazzantini che esce dai blocchi con vantaggio rispetto a Mascherpa, c'è però la buona chiusura difensiva di Alessandro Spatti. Allora Manuelli aperto da tre punti, si prende una tripla senza esitare e la manda a bersaglio con un robusto aiuto del ferro, quindi fortunosa tripla, ma ci prendiamo tutto quello che viene. 35-25 più 10 per Pavia con questa soluzione della lunga di Manuelli. Persico sulle tacche, Spatti che lo contiene fisicamente, Persico che lavora sul perno molto bene e secondo fallo per Alessandro Spatti. Lungo dal campionario offensivo davvero di vecchia scuola, ottimo lavoro sul perno, torna sul parquet Nicolò Benedusi, fuori Manuelli che ha lavorato molto bene in difesa e poi ha messo questa tripla che ha ballato sul ferro davvero pesante. Tiri liberi a disposizione per Edo Persico che mette corto il secondo giocatore che in lunetta non è mai stato una macchina da guerra. Sei per Persico. Persico 35-26 avanti Pavia, palla alle mani di Fazioli, Benedusi che va a tagliare sui blocchi, Torgano aperto da tre punti, spara, sbaglia dalla lunga distanza, rimbalzo comodo controllato da Capitan Iardella. Mazzantini accoppiato difensivamente ancora a Mascherpa, va da Persico che con la forza va a prendersi la linea di fondo, c'è il fallo fiscato a Spatti, terzo fallo per Spatti e immediatamente c'è il cambio chiamato da Baldiraghi. Spatti che forzatamente va in panchina, torna Riccardo Crespi. Riccardo Crespi esce, Spatti. Ottima partita di Spatti, davvero una pessima notizia il terzo fallo, ma giustamente Piombino è andata ad attaccare il pitturato con Persico che in attacco può essere sicuramente un fattore. Persico nuovamente in lunetta, solo rete in questa prima soluzione a cronometro fermo, 7 per il lungo del che sbaglia al secondo, quindi si mantiene assestato sul 50% in lunetta. 35-27 avanti Pavia, Mascherpa con palla in mano, va da Torgano per Benedusi, la Mascherpa fuori dai blocchi, una finta, batte Fratto che controlla il rimbalzo, poi però lascia lì la palla, quindi altra palla persa per Piombino, recupero di Fazioli, Fratto sulla finta, palla, brutta palla di Fazioli che Crespi non riesce a controllare, recupero difensivo, quindi Fratto che si fa perdonare la precedente palla persa. E ora Procacci aperto da tre punti, sbaglia e grazie a Pavia, Pavia che ha la possibilità del contropiede primario. Brutta palla di Fazioli, Torgano non controlla, quindi Procacci ha graziato Pavia, Pavia ha restituito il favore, Pavia che deve mantenere la calma. 35-27, 3-20, Pavia davvero non è nelle condizioni di sprecare nulla in una partita con un avversario così forte. Mazzantini con palla in mano, va fino in fondo, autostrada e 6 per Mazzantini, 35-29. Piombino che torna a due possessi di svantaggio e ora sull'attacco al ferro di Mascherpa c'è il fallo fischiato a Mazzantini, terzo fallo per Mazzantini e ora Mascherpa potrà andare a trovare i primi punti del suo match a cronometro fermo. Cambio per Baldiraghi, Fazioli che va a prendere fiato, il playmaker veneto che non è riuscito in questo incipit a incidere, torna sul parquet Fabio Di Bella. Mascherpa che si sblocca, va a mettere il primo punto del suo match, giocatore che viaggia con 18 punti per allacciata di scarpa. Quest'oggi abbiamo detto come sia condizionato da un infortunio al piede,
2 per Mascherpa, Pavia che torna a fatturare 37-29, 2.54 per l'intervallo. Procacci che chiude il palleggio, Pavia sempre in che parte in zona fronte pari. Procacci va a attaccare l'area per Bianchi che va da Bazzano, tripla di Bazzano. Bazzano da 3 punti. Perso in difesa da Torgano, 37-32, Bazzano dalla panchina, 6 punti, 2 su 2 da 3, chapeau. Benedusi che chiude il palleggio, Crespi aperto oltre l'arco dei 65, il consegnato per Di Bella, Procacci che va molto molto aggressivo. Di Bella che si prende una ottima soluzione in arresto e tiro. Doppia cifra anche per Di Bella, 11 per lui, 39-32, 7 di vantaggio per Pavia. Procacci in arresto e tiro, sbaglia, rimbalzo controllato da Riccardo Crespi. Procacci che continua ad andare molto molto aggressivo su Di Bella. Mascherpa scarica fuori per Torgano, si va da Crespi. Mascherpa aperto in angolo, il cambio difensivo, raccoppiato a Fratto, gli spara la tripla in faccia, sbaglia Mascherpa. Rimbalzo controllato da Persico. 1.39 da giocare. Procacci per Persico, Camillo Bianchi aperto da 3 punti, sbaglia. Il palla che termina in fuori dal parquet. Minuto di sospensione chiamato da Pat Baldiraghi. Pavia che comunque anche in questo momento in cui è stata costretta a rinunciare all'attaccante più ispirato, cioè ad Alessandro Sbatti, è rimasta inchiodata, è rimasta solida in difesa e ha trovato un paio di buone giocate ancora da capitan Di Bella, sicuramente alla miglior partita offensiva del campionato, almeno per quanto riguarda i match casalinghi. Un'occhiata al tabellino, sono 2 di Torgano, 2 di Mascherpa, 2 di Benedusi, 4 di Crespi, 5 di Manuelli, 13 di Spatti, 11 di Bella. Per quanto riguarda la Solbat sono 2 punti di Bianchi, 7 di Persico, 4 di Fratto, 6 di Mazzantini, 6 per Bazzano e 7 per Iardella. 39-32. Sette di vantaggio per Pavia, Pavia che avrà palla in mano, 1.30 per andare alla pausa lunga. Palla in mano di capitan Di Bella, Benedusi che dà una mano a superare la metà campo, marcato da Camillo Bianchi. Palla che torna alle mani del quarantenne regista pavese, fuori da Crespi che premia il backdoor di Benedusi e c'è il canestro convalidato perché Benedusi sbaglia ma c'è un'interferenza, quindi 4 di Benedusi ancora una volta. Pavia che sta lavorando molto bene in queste situazioni dinamiche, in queste situazioni di tagli. Mascherpa che si prende ossigeno in questo 1.17 che manca la sosta lunga. Quarto punto per Nicolò Benedusi. Pavia che scollina quarta 40, sono 41 per la precisione, 32 il fatturato di Piombino. Bazzano marcato da Manuelli che è tornato sul parquet, si va da Persico che vediamo se si giocherà l'uno contro uno sulle tacche. Si prende un tiro a 2 punti e Crespi fa un'ottima giocata andando a stopparlo, quindi recupero pavese. Ora Di Bella con palla in mano, palla in mani di Manuelli che va a chiamare la L, il blocco alto di Crespi. Belli che passa a sinistra, si prende la sua classica soluzione in arresto e tiro a 2 punti. Fallo fischiato a Persico, quindi canestro buono. Primo fallo per Persico, ma soprattutto ancora una volta ottima lettura offensiva per Pavia. Manuelli che si è preso il pick and roll con Crespi e si è preso una soluzione in palleggio, arresto e tiro. 43 per Pavia, 32 per Piombino, 11 di vantaggio e possibilità di gioco da 3 punti per Manuelli. Fa la ravizza, tutto in piedi, davvero questa versione molto generosa ma anche molto assennata, molto raziocinante della Vinteras, sta davvero piacendo. Dimostrazione che il basket non sia matematica e quindi
non è detto che con un addendo in meno il prodotto sia meno importante. Finora il prodotto pavese è stato assolutamente di qualità, malgrado l'assenza di due giocatori. Quello che era stato l'auspicio nostro in avvio di match, cioè di vedere una squadra più coesa, più disposta ad aiutarsi, si è davvero materializzato in questi primi due quarti. Sette per Nicola Emanuelli con Daniele Emanuelli, con possibilità di andare a materializzare il gioco da tre punti. 44 i secondi per andare a bruciare anche questo secondo periodo di gioco. Emanuelli che va a perfezionare il gioco da 2 più 1 e sono 12 vantaggio per Pavia, 44-32. Dentro Filippo Fazioli, vogliamo dal playmaker una difesa aggressiva su Procacci. Scusate, su Procacci che riceve in questo momento. Era Fazioli, va a prendere uno contro uno Pedroni. Fratto molto lontano da canestro, va da Procacci, Emanuelli che si stampa sul blocco di Persico, il gioco a due fra Procacci e Persico, il semigancio di Edoardo Persico, 9 per lui, 44-34, Pavia che avrà l'ultimo possesso di questo secondo periodo, 18 secondi da giocare, quindi Pavia che potrà chiudere tranquillamente questo con palla in mano. Emanuelli che prende il blocco di Crespi, Torgaro che si apre a tre punti, accoppiato difensivamente a Fratto, lo batte in palleggio e va a realizzare da due punti, 4 per Toghi e si chiude così 46-34, quindi ottima Vinteras in questi due primi quarti, avanti di 12 contro una squadra solida, molto tosta come Piombino. Andiamo a vedere quelli che sono i punteggi individuali, sono 4 per Torgano, 7 per Emanuelli, 4 per Benedusi, 4 per Crespi, 2 di Mascherpa, 13 di Spatti, 11 di Bella. Per quanto riguarda la Solbat sono 7 punti per Persico, anzi 9 per Persico, 4 per Fratto, 6 di Mazzantini, 2 di Bianchi, 6 di Bazzano, 7 di Iardella. Quindi ribadendo il parziale a metà gara, 46 Vinteras, 34 Solbat, ci risentiamo dopo l'intervallo. Le scelte societarie settimanali, possiamo togliere il quasi, ad avvalorare la convinzione che alcuni elementi fossero forse non tanto in campo quanto nel lavoro settimanale qualcosa di problematico da gestire, fossero comunque degli elementi di turbativa del gruppo. Ora ovviamente il match è ancora molto molto lungo, chiaro che serve un'impresa per portare a casa il referto rosa in questa serata. Piombino è una squadra solida, abbiamo ricordato il precedente dell'andata, anche all'andata la partita finì per 40 pari all'intervallo, poi ci fu un terribile terzo quarto in cui Piombino andò facilmente avanti di 20 e andò poi a controllare, a gestire un match, eravamo alla terza di andata. Un match che comunque mise i primi tarli nella testa dei pavesi. Tutto pronto per riprendere, Pavia riparte da Di Bella, Mascherpa, Benedusi, Torgano e Crespi. Gli ospiti con Procacci, Pedroni, Mazzantini, Fratto e Persico. Fratto con palla in mano, l'uscita di Procacci marcato da Di Bella, penetrazione del play romano sul quale c'è però la stoppata di Crespi, ovviamente è stata preparata questa situazione, Crespi è stato molto pronto ad andare in aiuto e ora va a giocarsi uno contro uno in attacco, il semigancio finisce corto, rimbalzo controllato da Persico, ma ripetiamo, sono tiri che ci stanno, è importante che non venga battezzato Crespi. Mazzantini che va a realizzare da due punti e ad aprire le ostilità in questo terzo periodo, 8 per Mazzantini, 46-36, 10 di vantaggio per Pavia. L'uscita di Torgano, piedi a posto, scarica per Crespi che torna da Torgano, ora va a piazzare il blocco. Torgano che si prende un tiro in hesitation, sbaglia, ma Scherpa fa una gran cosa, rimbalzo d'attacco, poi nella tonnara non
viene fischiato nessun tipo di contatto e quindi Piombino che recupera. Palla a Mazzantini che prende la linea di fondo, forza la soluzione, sbaglia. Rimbalzo controllato da Torgano che può andare in contropiede primario, va a fine in fondo e si prende il contatto falloso di Pedroni. Buona decisione per l'esterno milanese che da prendersi i primi tiri liberi di questa partita. Terzo fallo anche per Procacci, sono tre per Procacci, sono tre anche per Saverio Mazzantini. Primo viaggio in lunetta per il giocatore ex Urania Milano, ex Omegna. 5 per lui in questo match, che diventano 6. Morbidissima l'esecuzione dalla linea della carità. 48-36, avanti Vinteras. Procacci che supera la metà campo. Pedroni che esce, marcato da Mascherpa, c'è il fallo di Mascherpa. Sono 3 anche per Giulio Mascherpa, che ha trattenuto questa volta in maniera piuttosto evidente per cercare di negare l'uscita. Come sempre nelle situazioni di rimessa Pavia va in zona 2-3, che poi di solito si accoppia difensivamente in individuale. Persico si trova marcato da Torgano, il contatto falloso, fallo fischiato a Fabio Di Bella sul palleggio del lungo ospite. Secondo fallo di squadra per Pavia, ancora laterale per Piombino. Pedroni ad occuparsene, l'uscita di Procacci che va da Fratto, il consegnato, l'endofora, cambio difensivo, quindi Fratto si trova accoppiato a Benedusi che però ha necessità per reggere il contatto. Soluzione da lontano di Persico che sbaglia, rimbalzo solo maglie bianche Pavesi. Pavia che può controllare, tornare a schierarsi in attacco con 12 di vantaggio. Mascherpa dal palleggio, il consegnato per Benedusi, cambio difensivo marcato da Fratto, si torna a Di Bella, 7 per chiudere il possesso. Di Bella che si fa spazio col braccio esterno ed è fallo in attacco. Arbitro che era molto vicino, Baldiraghi che non se ne dà per inteso, ma contatto che noi abbiamo visto era molto vicino a noi. In effetti Fabio ha utilizzato il braccio destro per prendersi spazio, quindi questa volta fischiata che assolutamente ci sta. Peroni che va in angolo da Procacci, sotto da Persico, semigancio destro sbagliato, rimbalzo controllato da Crespi, palla però rubata da Procacci che fa una gran cosa. Va in angolo, ma molto bravo Torgano a leggere sulla linea di passaggio, quindi recupero di Pavia, quindi perse recupero. Torgano con palla in mano, 7-21. Ora Procacci, fallo non fischiato. Piombino va avanti con le scelte difensive di essere molto molto aggressiva, vedremo quale sarà il metro. Ora, ottima palla di Mascherpa che manda Crespi al bersaglio grosso. Crespi che va a realizzare e subisce il fallo di Pedroni. Possibilità di gioco da 3 punti. Pavia che deve stare con testa sempre molto molto fredda, deve leggere le situazioni in attacco, continuare ad avere buone spaziature, avere pazienza. Crespi che non perfeziona il gioco da 3 punti. Piombino che va un passo dall'ennesima palla persa. Procacci affida Mazzantini, aperto da 3 punti. Mazzantini che però non punisce Pavia, rimbalzo controllato da Torgano, 14 di vantaggio per i padroni di casa, 50-36. 6-51 da giocare in questo terzo periodo. Di Bella che batte Procacci, poi va in traffico, Persico che raddoppia e ruba palla, quindi persa del regista pavese. Procacci che può ripartire in transizione, Procacci ha una tripla aperta piuttosto comoda e va a realizzarla. 50-39. Ancora una volta è stata sanguinosa la palla persa di Pavia. Benedusi che chiude il palleggio, va da Torgano, vediamo se Torgano va a attaccare l'ex compagno Fratto, subisce un evidente fallo di Fratto. Chiaro che Marco Torgano è un numero 3 con statura per giocare anche in posto 4, sta facendo fatica Fratto a contenerlo nel momento in cui
Storgano mette palla per terra e va ad attaccare il ferro. Quindi un'altra situazione tattica sulla quale Pavia sta lavorando bene in attacco. Mascherpa con palla in mano, ora cambio di mano e fallo di Pedroni, tosto evidente. Per Pedroni direi che è il quarto fallo. Pedroni, è il suo quarto fallo. Esaurisce il bonus sotto Piombino. Meno di 4 minuti e Piombino che va in bonus, ma anche in questo caso la scelta di marcare Mascherpa in modo deciso ovviamente sta pagando in termini di falli. Mascherpa che a cronometro fermo trova il terzo punto del proprio match. Due due per Mascherpa, sono 4 tutti fatturati a cronometro fermo. Iardella che si occupa di superare la metà campo va da Procacci che attiva il collegamento con il pitturato. Buon movimento di Persico sulla linea di fondo, Crespi che non tiene il rimbalzo attacco, Procacci che però sbaglia il tiro addizionale. Manuelli che controlla il rimbalzo, Pavia che senza danni può ripartire. Si entra negli ultimi 6 minuti in questo terzo periodo. Pedosi fuori dai blocchi, una mezza idea di attaccare Mazzantini, chiudere il palleggio, affida Crespi per Mascherpa, 5 secondi per concludere. Mascherpa costretto a inventare e mette una tripla clamorosa. Talento purissimo per il go to guy pavese che ha trovato la classica situazione forzata ma che è assolutamente nel suo DNA cestistico per allargare la forbice 55 a 39, quindi 16 di vantaggio per Pavia. 5:36, minuto di sospensione chiamato da coach Marco Andreazza. Primo canestro dal campo per Giulio Mascherpa, sono 7 per lui anche su un piede solo. Il parziale di questo terzo periodo. Vediamo le scelte di Andreazza, linguaggio del corpo, in particolare di Francesco Fratto che non sembra davvero incoraggiante per quanto riguarda Piombino. Molto passivo Fratto in questa partita. Procacci per Fratto, va da Persico, fuori da Mazzantini, ora Fratto che taglia, è grande intervento di Torgano che va in anticipo sulla linea di passaggio. Altro recupero per Marco Torgano, importante anche in difesa che sappiamo non essere propriamente la specialità della casa. Ora vediamo se dopo queste buone giocate difensive ora troverà anche fiducia in attacco. Benedusi che in traffico va a prendersi la soluzione in sottomano, ma c'è una violazione di passi per Benedusi che è stato chiuso, che è stato raddoppiato dai in area pitturata. 5 minuti da giocare. Iardella fuori marcato da Mascherpa, ancora una volta Fratto che va a prendersi una ottima linea di fondo, chiuso da Torgano, raddoppiato da Crespi e Fratto che va a prendersi il proprio rimbalzo in attacco, trova il fallo di Crespi, è il terzo fallo per Riccardo Crespi. Quindi due lunghi di casa pavese, entrambi con 3 falli. Spatti che ancora non ha toccato il campo in questo terzo periodo. Tiri liberi a disposizione di Francesco Fratto. Fermo quota 4. Va a sbagliare a cronometro fermo. Dalla linea della carità per l'ex numero 4 di Omegna e ora
Piombino che va ad allungare a tutto campo, una difesa che sembra partire a zona, ora vediamo come si chiuderà in metà campo. Sì, sembra una zona fronte pari, quindi 2-3 da attaccare per Giulio Mascherpa. Palle mani di Benedusi che si prende una buona soluzione in arresto e tiro all'altezza della lunetta. 6 per Nicolò Benedusi, 17 di vantaggio per Pavia, 57-40. Ancora una volta Pavia che ha attaccato con una buona scelta questo primo giro di zona. Fratto che scarica per Persico, fuori da Mazzantini, buona difesa di Benedusi. Non viene però premiata dai fischietti. Terzo fallo anche per, anzi secondo fallo per Nicolò Benedusi. Pavia che comunque deve continuare a lavorare in difesa. Saverio Mazzantini con possibilità di muovere il fatturato ospite a cronometro fermo. Dovete scusarsi, ma i postumi della bronchite ancora ci perseguitano. Doppia cifra per Mazzantini, 57 per chi attacca, 42 per chi si difende. Ancora una volta allungata a tutto campo la 2-3 livornese. Palla in mani di Benedusi per Torgano, intercettato però il passaggio che doveva andare in angolo da Manuelli. Recupero di capitano Iardella. Fratto con una finta, batte Crespi, scarica in angolo per Mazzantini, aperto da tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Mascherpa. Torgano che scappa in controfuga, Mascherpa che però chiama il gioco, vuol giocare in metà campo. 3:30 da giocare, Mascherpa per Torgano che esce da tre punti. Ora buono l'extra pass di Benedusi per la tripla aperta di Manuelli che viene sputata dal ferro. Torgano che va con grande determinazione a rimbalzo d'attacco e palla contesa, freccia del possesso che premia la Vinteras, quindi possesso addizionale per i bianchi pavesi. Fuori Persico, dentro bianchi per coach Andreazza. Torna sul parquet Alessandro Spatti, applausi per Ricky Crespi. Spatti che abbiamo detto essere stato un assoluto fattore in attacco nei primi due quarti, ora vediamo dopo questa sosta lunga 7 minuti, anzi qualcosa in più visto che dopo il terzo fallo è stato cambiato da Baldiraghi, vediamo se riuscirà a trovare immediatamente feeling. Ora si butta dentro, scarica per Mascherpa costretto a forzare sullo scadere, a rimbalzo c'è un contatto, fallo fischiato a Marco Torgano, va per le terre capitano Iardella. Secondo per Torgano, minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi. Tre giri di orologio per andare a scollinare la boa di tre quarti gara. 57-42, vantaggio comunque che rimane importante per Pavia. 11-8 il parziale di questo terzo periodo. Pavia che sta comunque riuscendo a gestire il vantaggio, in particolare sta riuscendo comunque a chiudere adeguatamente in difesa. Piombino che in 27 minuti di gioco ha prodotto 42 punti. Piombino è una squadra che comunque è abituata e assestata su altri fatturati. I toscani di coach Andreazza producono quasi 76 punti a partita, quindi davvero meriti alla difesa pavese che sta tenendo la Solbat largamente al di sotto di quelli che sono gli standard realizzativi che sono propri dei gialloblu. E tutto sommato anche la performance offensiva pavese è sicuramente di ottima qualità. Consideriamo appunto che Piombino è la seconda miglior difesa del campionato e in 27 minuti 57 punti non sono davvero niente male. Capitan Iardella con possibilità di muovere il fatturato ospita, cronometro fermo, 8 per lui, 2-2. Ora però dormita, rimbalzo d'attacco e possibilità di possesso addizionale per Pavia. Pavia che deve rimanere concentrata, non può concedere questo tipo di regali. Ora rimbalzo in attacco, sbaglia, rimbalzo in attacco per Bianchi, quindi questa doppia disattenzione costa 3 punti. 57-45,
sono 12 ore da recuperare per la Solbat, sempre in zona 2-3. E ora c'è palla persa per Pavia con Mascherpa che calpesta la linea laterale. Pavia che deve produrre in questo momento il massimo sforzo, deve riuscire a chiudere il terzo periodo con vantaggio oltre la doppia cifra, sarebbe davvero importante ora trovare un paio di buone difese. Il consegnato per Procacci, si va da Fratto, marcato da Spatti, ovviamente Fratto che si muove sul perno e va a realizzare due punti comodi. 7 per Fratto e sono 10 di vantaggio per Pavia. 2-18 da giocare, Manuelli che chiama il gioco contro la 2-3. Prende il blocco di Torgano, va da Mascherpa. Spatti con possibilità di giocare in 1 contro 1, riapre per Torgano, tripla importante che Torgano sbaglia. Rimbalzo solo maglie ospiti, Iardella che può ripartire, chiude il palleggio, va da Fratto, accoppiato difensivamente a Manuelli, lo batte, va a sbagliare, da rimbalzo di Marco Torgano. 1.45 da giocare, ora Pavia deve tornare a trovare il canestro. Mascherpa per Benedusi, Torgano nel buco della 2-3, Manuelli in palleggio per Benedusi che lavora, la batte in palleggio, va a affidare un ottimo pallone per il sottomano di Alessandro Spatti. Buona la giocata di Nicolò Benedusi che ha battuto in palleggio la prima linea della zona e poi è andato a scaricare un ottimo pallone. Pavia che torna a fatturare 59-47, quindi tornano 12 di margine, un minuto e spicci da bruciare. Iardella in palleggio, batte Mascherpa, si prende una soluzione dal palleggio molto morbida, davvero sostanzioso Iardella, 10 per lui. È l'ultimo minuto di gioco, ultimo minuto. 10 di vantaggio per chi attacca, 59-49. Manuelli che lavora in palleggio per Mascherpa, scarica per Manuelli. Mascherpa, una mezz'idea di sparare a 3 punti, invece va in angolo da Benedusi che potrebbe tirare, invece lavora in palleggio, 5 per chiudere, gran linea di fondo per Nicolò Benedusi. Seconda ottima giocata di Nicolò Benedusi che dopo l'assist ora va a fatturare in proprio. Iardella in palleggio da 2 punti, sbaglia, rimbalzo di Mazzantini che non controlla. Molto evidente il tocco di Mazzantini e assurda la rimessa in zona d'attacco. E infatti dopo consulto i signori romani tornano sui propri passi, davvero era clamorosa questa valutazione, era evidentissimo che l'ultimo tocco fosse di Mazzantini che era stato bravo ad andare a rimbalzo d'attacco ma che aveva toccato per ultimo senza riuscire a controllare. 61-49, ultimi 16 secondi, sempre zona da attaccare per Pavia. Mascherpa in palleggio per Torgano, Benedusi aperto in angolo, scarica un altro gran pallone per Spatti che lavora bene nei buchi della zona. Saranno 2 tiri liberi per il secondo fallo per Francesco Fratto, 2 tiri liberi per Alessandro Spatti. Alessandro Spatti, cambio Pavia, esce Mascherpa e rientra Fabio Di Bella. Primo viaggio in lunetta per Alessandro Spatti che va a realizzare il suo 14° punto, davvero molto ispirata l'ala di Gavardo, 5-7 da 2 punti, 1-2 da 3 per in questo momento. Ovviamente come sempre succede appena c'è un commento positivo veniamo smentiti, 1-2 per Spatti, ultimi 3 secondi, Procacci che va per le terre, arbitri che non fischiano, Andreazza che si lamenta, vorrebbe un fallo di Benedusi. Si chiude così, 62 Vinteras, 49 Solbat Piombino. Panca ospite che ovviamente non è d'accordo con la valutazione dei signori romani. Diamo un occhio al tabellino. 10 Mazzantini, 4 bianchi per Pavia, 6 Torgano, 16 Spatti. Pavia che sta viaggiando con ottime cifre in attacco, 21-35 da 2 punti, 3-9 da 3 punti. Sono 16 di Spatti, 11 di Di Bella.
6 di Torgano, 8 di Manuelli, 7 di Mascherpa, 8 di Benedusi, 6 di Crespi. Per Piombino 10 di Iardella, 10 di Mazzantini, 6 di Bazzano, 7 di Fratto, 4 di Bianchi, 9 di Persico, 3 di Procacci. Sforzo per Pavia, che deve riuscire a portare fino in fondo questo tipo di margine per portare a casa un referto rosa davvero dal peso specifico clamoroso, che può tenere vive comunque le speranze di playoff dopo una settimana appunto con qualche scossa tellurica. 62-49, si riparte da qua. Mazzantini a cavallo della linea di metà campo per la ripresa delle ostilità. Palla nelle mani di Capitan Iardella. Rinuncia a Procacci, coach Andreazza. Ora Bazzano che prova ad andare col backdoor. Benedusi è lì piazzato, capisce le intenzioni di Bazzano e va a recuperare l'ennesimo pallone. Ottima partita davvero essenziale di Benedusi. End off tra Spatti e Di Bella. Bella che va da Manuelli, che batte Iardella, va a prendersi una soluzione in traffico, però nella tondara i signori in grigio non fischiano, quindi palla persa per Manuelli. Mazzano con Di Bella che va vuoto nell'anticipo, va a attaccare il ferro e c'è il fallo fischiato a Benedusi. Fallo del numero 4 Benedusi. Quarto fallo, terzo fallo per Benedusi. Primo fallo di squadra in questo. È andato a vuoto il tentativo di anticipo di Di Bella. Mazzano si è trovato con un'autostrada, è andato ad attaccare il ferro. Il libero a disposizione di Bazzano che realizza. Uno due per Bazzano, rimbalzo controllato da Benedusi. 12 vantaggio per Pavia. 9 minuti alla fine. Manuelli che esce dai blocchi, prende il blocco di Torga, anzi no, torna da Di Bella che prende il blocco di Spatti, si butta dentro Torgano, penetrazione con scarico, sbaglia Di Bella in angolo, rimbalzo controllato da Iardella che si fa tutto il campo a velocità supersonica, scarica però nelle mani di Torgano e ora contropiede primario per Benedusi che va fino in fondo. Assist di Torgano, Pavia che va a 14 di vantaggio, 64-50. Iardella con palla in mano, attacca Manuelli, si prende una soluzione dal palleggio, gran canestro di Iardella, davvero polo offensivo, sempre acceso per quanto riguarda la truppa ospite. Ora palla nelle mani di Manuelli per Torgano, aperto da 3 punti. Di Bella in palleggio prolungato, 8 secondi, il pick and roll con Spatti che va a realizzare, premiata ancora una volta da questo pallone al bacio, la rollata di Spatti, 18 per Spatti, sempre 14 di margine da gestire per Pavia. Iardella si butta dentro, ottimo pallone per Fratto, 2 punti comodi anche per Francesco Fratto. 7.52 da giocare, Bella che supera la metà campo,
altro contatto di Bazzano, non sanzionato, Di Bella con la solita educazione comunque cerca di farlo vedere ai signori in grigio. Ora lavora in palleggio prolungato, ancora una volta il pick and roll con Spatti che va a realizzare e subisce il fallo. Sono 20 per Spatti, high score stagionale per il lungo bergamasco che ovviamente si sta trovando molto molto bene a giocare nello spot di numero 5. Spatti che completa il gioco da tre punti, 21 per lui, 69 a 54, avanti Pavia che torna avanti di 15. Molteni aperto, si butta dentro, prende il contatto falloso del quarto di Spatti, quindi brutta notizia per Pavia. Fallo del numero 3 Spatti, è il suo quarto fallo, secondo fallo di squadra di Teras. Laterale di Urbino. Iardella con palla in mano, raddoppiato da Manueli, fuori per Fratto, Bianchi aperto da tre punti, sbaglia, in balzo prova molto determinato Molteni che poi dà una gran palla a premiare il taglio di Bianchi sul lato debole. Due punti comodi per Camillo Bianchi, 6 per lui, 69-56, 13 vantaggio per Pavia, 7 per andare ai titoli di coda. Torna in zona a fronte pari Piombino, Di Bella prende il blocco di Spatti, poi torna da Benedusi, 6 secondi, Pavia che non ha costruito nulla. Benedusi che va in angolo da Di Bella, da 3 punti, sbaglia. Rimbalzo controllato da Bianchi, Iardella che però non controlla. Finisce praticamente in braccio al proprio coach che ora tira un calcione alla sedia per l'ennesima palla persa dei suoi. Dodici palle perse per Piombino. Pavia che ha la possibilità dopo un brutto attacco di tornare ancora una volta in metà campo offensiva. Torgano con palla in mano, Manuelli lavora in palleggio, 4 basso, va ad attaccare in penetrazione con mano destra, sbaglia. Fratto rimbalzo, spinge la transizione, Mazzantini soluzione in acrobatica che va a realizzare 11 di vantaggio per Pavia con il 12° punto di Mazzantini. Ennesimo contatto Iardella, Di Bella che non viene sanzionato. Benedusi che batte Molteni, poi va da Spatti. 10 secondi per chiudere il possesso. Benedusi una finta, torna da Spatti che si gioca uno contro uno con Bianchi. Buona linea di fondo, conclusione però in reverse che finisce corta. Iardella che può tornare in metà campo, spara da tre punti, sbaglia. Rimbalzo va a Mazzantini. Fallo fischiato a Manuelli. Baldiraghi che chiede un fallo anche dell'altra metà campo. 5:48, cambio chiamato da Andreazza, fuori Bianchi, dentro Bazzano, e minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi che ovviamente vuole stoppare il tentativo ospite di rientro. 11 di vantaggio per Pavia, 69-58, Pavia con qualche problema ora nella attacco alla zona, sappiamo che con Mascherpa seduto è chiaro che le bocche da fuoco perimetrali in questo momento sono quello che sono. È importante che Pavia riesca a bucare la zona lavorando in penetrazione, lavorando con i tagli. È ancora molto molto lunga, 5:48 per andare ai titoli di coda. Piombino che presumibilmente ora andrà a produrre il massimo sforzo per cercare di tornare in partita e andare a giocarsi il finale. Questo ultimo quarto della partita, 58 Piombino, 69 Winters. Il 7-9 il parziale di questo quarto periodo. Torna sul parquet Giulio Mascherpa che anche su un piede solo è comunque un attaccante di vaglia che può dare una mano per cercare di abbattere il fortino difensivo ospite.
palla nelle mani di Fratto, una mezz'idea da andare da Iardella. Iardella che prova a battere Mascherpa e c'è il fallo di Giulio Mascherpa. Fischiato un sospiro, i falli sono, ma via, 4 falli, un fallo fischiato a Piombino e fallo tecnico fischiato a Valdiraghi. Iardella che va a realizzare il 13° punto, meno 10 e palla in mano dopo questo, dopo il fallo tecnico fischiato a Baldiraghi. Ovvia che deve reagire. Zona sulla rimessa, Mazzantini mette palla per terra, chiude il palleggio, è violazione di passi e va a realizzare Mazzantini che aveva mosso il perno. 14 per lui, 8 da recuperare per Piombino. Ora Pavia al di là del nervosismo con gli arbitri, ora c'è fallo misterioso, devo dire, fischiato a Molteni, classico fallo di compensazione, sono le cose che non amiamo perché falli vanno fischiati quando sono evidenti, queste cose qui sono davvero abbastanza disgustose. Comunque buon pallone di Di Bella per Spatti che però non controlla, palla persa, Piombino che può ripartire, ultimi 5 minuti con 8 da recuperare. Fratto, marcato da Torgano, si prende la linea di fondo, tocca per ultimo Fratto, quindi palla persa di Fratto, recupero di Torgano, buon per Pavia che ora però deve tornare a respirare in attacco. 4:58 per chiudere questa agonia. Mascherpa con palla in mano, blocco di Spatti che poi rolla, non viene però servito. Benedosi si torna da Mascherpa, palla che però si muove poco, Mascherpa costretto a forzare e a realizzare un canestro pesantissimo, tripla frontale inventata da Mascherpa che va in doppia cifra e soprattutto riporta Pavia avanti di 11. Fratto aperto da 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Benedosi, canestro dal peso specifico enorme quello che Giulio Mascherpa ha appena imbucato. 4:17 da giocare, ma Pavia è tornata avanti di 11, palla in mano, Torgano per Di Bella, qualche problema di controllo, torna alle mani di Mascherpa la palla, 7 secondi, Mascherpa che attacca Iardella, va da 3 punti e va a realizzare, canestro clamoroso di Mascherpa, 6 punti che pesano il doppio nel momento più complicato per Pavia. Arriva la doppia mascherpata a spaccare la partita. Giocatore pazzesco Mascherpa, pazzesco. 75-61, 4 da giocare. Pavia nel momento di difficoltà si è aggrappata al proprio braccio armato che dopo una partita tutta in sofferenza ha sparato 2 triple come se fosse la cosa più naturale al mondo e ha ricacciato Piombino indietro. 13 per Mascherpa, 3-4 dalla lunga, 3-3 in fila direi, ma soprattutto questo 2-2 che ha tutto il l'importanza, tutto il peso specifico del mondo. Piombino 4 per andare alla sirena, 75-61, minuti di campo anche per il numero 2 Riva. Molteni che supera la metà campo, ora quintetto molto giovane per Andreasa che gioca il tutto per tutto. Molteni che in palleggio va a scaricare un pallone per Pedroni, fuori da Riva che prova ad attaccare Spatti che lo stoppa e recupera. Gran giocata difensiva di Alessandro Spatti che ha tenuto contro uno, ha stoppato Riva e poi è riuscito a ricadere con palla in mano. 3:39 da giocare ora, il cronometro scorre, tornano 3 punti, va a realizzare la tripla della staffa, 78-61, la tripla della staffa, Marco Torgano.
Moratti che va a rimbalzo, 78-61. Pavia che è andata a mettere praticamente il match in ghiaccio con questo 3-6, 9-0 a suon di triple che hanno davvero spaccato il match. Spatti qualche problema di controllo, infatti arriva la palla persa. Da tre punti ci prova e sbaglia Pedroni, rimbalzo controllato da Mascherpa. Meno di tre giri di orologio, 2.46 da giocare, Pavia che ovviamente ora va a giocare con il cronometro. Pronto Crespi a tornare sul parquet, palleggio adesso tiro del Dibo che sbaglia. Torgano che vola a rimbalzo ma non controlla. Molteni che si prende penetrazione lungo la linea di fondo, Bianchi aperto da tre punti, scaglia il tracciante, sbaglia, rimbalzo controllato da Mascherpa, ora Piombino evidentemente sfiduciata, Pavia che ha messo definitivamente il match in ghiaccio e andrà a bruciare questi ultimi due giri di orologio andando a prendersi davvero un referto rosa meritatissimo nella settimana più complicata. Reazione di cuore, reazione di orgoglio per la banda Baldiraghi, gruppo compatto che ha reagito davvero nella maniera migliore. Standing ovation per Alessandro Spatti, miglior partita del campionato senza dubbio per l'ala bresciana che chiude con 23 punti, 7 rimbalzi, 26 la sua valutazione, 80-61, 1.49, ora solo applausi per Pavia, c'è il quinto fallo per Giulio Mascherpa. E anche per Mascherpa standing ovation, in difficoltà ha spaccato la partita con inventando due canestri clamorosi. Ma la risposta di squadra è stata davvero enorme, al di là appunto di chi abbia griffato i canestri importanti, i canestri che hanno definitivamente spaccato, stroncato il tentativo di rimonta di Piombino. Pavia ha reagito col cuore, Pavia ha reagito con la testa, con la personalità e quindi può approcciare la prossima settimana, settimana impegnativa con turno infrasettimanale a Varese, quindi vero e proprio scontro diretto per l'ottavo posto che vale i playoff con maggiore serenità. Com'è che è riuscita davvero a mostrare una prestazione a tutto tondo. Il tabellone di Via Treves impietoso dice che Piombino ha fatturato 62 punti, si tratta della seconda forza del campionato, squadra che veniva da 6 vittorie in fila, 10 vittorie nelle ultime 11 partite, quindi successo che assolutamente di platino per i ragazzi di Pat Baldiraghi. Ora dentro Visigalli e stand innovation anche per Nicolò Benedusi che ha mandato agli archivi una partita di assoluta sostanza, ma davvero oggi è difficile trovare un giocatore in maglia Vinteras che non sia stato pienamente all'altezza delle aspettative. Tutti i giocatori sono praticamente stati sui loro livelli massimi dal punto di vista dell'intensità, della presenza mentale e anche delle qualità delle giocate, della qualità delle loro giocate, delle loro letture. Pedroni che va a prendersi una soluzione forzata appoggiandola al cristallo, sbagliandola. Manuelli che controlla il rimbalzo, manda al contropiede primario Torgano che va a realizzare. 84-62, la via che va ad incrementare il proprio vantaggio, a prendersi una vittoria con scarto largo. Ora fuori Torgano, applausi anche per Marco Torgano, 5 uomini in doppia cifra per la Vinteras, debutto anche per altro under Matteo Ciocca.
Allora Tribunetta che ironizza sulla scelta di Andrea Iannilli di abbandonare Pavia per accasarsi a Mascherpa. Pubblico che ovviamente gradisce questa ironia. Non ci credeva la terra. Ciocca che si va a prendere un tiro in svitamento, sbaglia, rimbalzo controllato da Crespi che va a realizzare. Pavia che largheggia 86-63. Quindi va a prendersi questo referto rosa. 2 punti, come abbiamo detto, importantissimi perché è avversario assolutamente di rango, di grande valore. E il modo in cui sono arrivati poi vale probabilmente il doppio. Una squadra compatta, un manipolo coraggioso che ha reagito nel migliore dei modi alle problematiche, è andato a mettere una prestazione di gran qualità e che adesso approccia il doppio turno. Ricordiamo prossimo appuntamento casalingo in domenica prossima in casa con Siena, importantissimo però l'infrasettimanale di mercoledì con Varese. Dal Pallavizza, da Paolo Rappoccio, la più cordiale buona serata agli amici del basket. Fintras vince 86-63.